Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e come potete già immaginare il mood di questo video è un po' diverso. Sono un po' frustrato slash giù slash deluso in questo momento. Non so se mi seguite su Instagram, approfitto dall'attimo per dirvi seguitemi su Instagram, bmilxsqui. Comunque oggi ho fatto un bel po' di storie quando stavo in giro e insomma mi stavo lamentando molto della situazione a Roma adesso attualmente e quindi vi racconto un attimo cosa è successo. Allora, in pratica io lavoro da casa per dire, quindi basta che ho internet, posso lavorare dove voglio e siccome lavoro a casa a volte ti stufi un po' di essere a casa, quindi me ne volevo andare e a trovare un posto dove potevo lavorare sempre sul computer. Bastava solo internet e un posto, una sedia su cui sedermi con una scrivania. Può essere un caffè, McDonald's, biblioteca, qualsiasi cosa. Quindi ho cercato una biblioteca qua a Roma e ci sono andato. Per fortuna, anche se era molto vicino, ci ho messo comunque 15 minuti in macchina e quando sono arrivato era difficile parcheggiare, cioè come sempre ho dovuto girare un po', forse 10 minuti in più per finalmente trovare il parcheggio. Finalmente ho trovato il parcheggio, sono uscito dalla macchina, sono entrato nella biblioteca e la donna che lavorava lì mi ha aperto. Sono arrivato alle 2 perché questa biblioteca apre alle 2. La donna che ci lavora finalmente è arrivata alle 2:10 e mi ha aperto e ha detto: "Eccomi, eccomi." Ho detto: "Eccoti, posso entrare?" Mi ha aperto, sono stato l'unico lì perché era appena aperto e lei mi ha detto che mi potevo sedere lì e c'è anche la spina e ho chiesto la spina per internet e lei ha detto: "Ah, internet non c'è." Non ero nemmeno arrabbiato, né un po' deluso lo era perché in una biblioteca siamo nel 2019 e ci sono biblioteche senza wifi, senza internet. Mi pare un po' strano. Lo so che storicamente una biblioteca è per libri e leggere, ma siamo nel 2019. Mettici un po' di wifi per lavorare o per studiare o per qualsiasi cosa. Ogni biblioteca dovrebbe avere wifi. Comunque, ho detto va bene, non importa. E sono tornato in macchina e ho cercato un co-working space. Quindi un co-working space perché di solito in America e anche in Giappone, i due altri paesi in cui sono vissuto, c'era sempre questi caffè, c'erano questi caffè con internet, quindi ci vai tipo Starbucks, ci vai, magari prendi qualcosa da bere, ti siedi e c'è sempre internet gratis che funziona molto bene e puoi lavorarci per 10 ore sul computer se vuoi o se sei uno studente puoi lavorare. Qualsiasi persona creativa, qualsiasi creativo usa questi posti, questi luoghi per lavorare, per fare tipo imprenditore, roba da imprenditore, qualsiasi cosa che devi fare ci puoi andare e non devi lavorare da casa. Siccome in Italia questi tipi di caffè o non ristoranti, ma questi tipi di posti non esistono, ho cercato comunque su Google Maps co-working space. Ne ho trovato uno sempre abbastanza vicino, ma comunque in macchina ci metti una cifra perché siamo a Roma. Ho guidato, diciamo, 25 minuti per andare 8 km e sono arrivato a questo posto e questa volta più in centro ora sono dovuto girare per circa 20 minuti, non sto esagerando, 20 minuti per trovare un parcheggio. Chiaramente dopo 20 minuti sei un po' più lontano, cioè ho fatto cerchi così, ma comunque ero adesso 10 o 12 minuti a piedi dal posto a cui volevo andare. Quindi sono andato, come ho detto va bene, ho camminato 12 minuti e finalmente sono arrivato. Ero contento, avevo lo zaino e il computer pronto a lavorare e dire ok, è stato un brutto inizio, ma adesso va tutto bene. Sono arrivato e ho visto un po' tipo caos fuori questo posto, c'erano tanta gente e qualcosa stava succedendo, non sapevo cosa. C'erano due vigili del fuoco che stavano così alla porta. E ho detto posso entrare? E hanno detto no e basta. E ho detto
cosa succede? E hanno fatto così e hanno detto non ti possiamo far entrare adesso. Va bene, va benissimo. Se c'era un fuoco dentro o qualcosa che comunque non mi sembrava, va bene. Se c'è una situazione e non posso entrare, questo va benissimo. È solo l'atteggiamento di quelle persone che mi ha fatto un po' dire tipo, oh, ma almeno puoi essere, sì, cioè, almeno puoi essere gentile o professionale. Non devi fare, non puoi entrare così, like, sempre, non lo so, mi sembra ogni volta che comunico con qualcuno che sta lavorando, quella persona è rotto da morire e ha sempre un'attitudine pessima e... Ad esempio, se devo andare a comprare un biglietto per la metro, un biglietto per favore, tieni. Sempre incazzato così. Non so, sono abituato all'America. Nell'America, customer service, servizio clientele, è sempre top. Ti sorridono. Se il sorriso è finto, probabilmente sì, ma comunque ti trattano bene e dicono con un sorriso. Ti posso aiutare in qualche modo. È una cosa molto bella che io prendevo o davo sempre per scontato. Adesso in Italia con servizio così mi rode perché ti trattano come se fossi una merda che sta dando qualcosa da fare a loro, quindi sono rotti perché devono lavorare. Comunque, non c'entra nemmeno, però ho sempre voluto parlare di customer service su questo canale, ma non l'ho mai fatto perché di solito su questo canale parlo di cose belle dell'Italia che mi piacciono. Questa è la prima volta che sto parlando di cose brutte perché più sono in Italia e adesso ho iniziato a guidare, quindi ho capito quanto è difficile guidare, buche ovunque, strade finissime, traffico, gente incazzata ovunque sulla strada, motorini che passano così. Quindi comunque sto facendo cose per la prima volta, cose più quotidiane che fai nella vita normale che non ho mai dovuto fare. E adesso, visto che le sto facendo, mi rendo conto che qui fare le cose anche più semplici è difficilissimo. Quindi comunque, dopo questa scena, sono tornato in macchina e durante questa scena, durante tutto questo, cioè mi saliva non l'ansia ma tipo la frustrazione e anche un po' di rabbia, quindi sono stato un po' arrabbiato. E per la strada c'era spazzatura o immondizia, non so come si dice, ovunque. Quindi sulla mia storia Instagram ho pubblicato queste foto perché ogni passo che facevo, ogni 5 passi, una foto nuova da fare perché ovunque era sporca da morire e ho detto cosa succede se dovete pagare così tante tasse, 40-50% di tasse, dove vanno questi soldi? Dove vanno questi soldi? Sinceramente, assumi qualcuno che può pulire con tutti questi soldi di tasse. Quindi sono rimasto arrabbiato così, facevo tutte queste foto che adesso pubblicherò anche qui la mia storia su Instagram, così potete vedere di cosa parlavo. Allora, poi sono tornato in macchina e siccome ho postato queste foto su Instagram, qualcuno mi ha detto: in Italia coworking space non esiste, un posto per internet non esiste, devi andare a McDonald's. Questo mi ha fatto comunque ridere perché un posto americano è la soluzione a Roma o in Italia. Quindi dovevo comunque andare in un posto americano per risolvere questo problema. Quindi ho detto va beh, sono andato a McDonald's, ho camminato 15 minuti perché beh potevo anche andare in macchina ma vuol dire che avrei dovuto ritrovare parcheggio, quindi 15 minuti a piedi era sicuramente la scelta giusta. E poi tornando a casa, oh mio Dio, di nuovo c'è meno di 15 km fino a casa, ma ci ho messo 50 minuti o forse un'ora in macchina perché per il traffico, eccetera, tutto quello casino. Oh mio Dio, sono rimasto proprio scioccato e sono deluso in questo momento. Sono proprio deluso in questo momento e volevo sfogarmi in questo video. Comunque, prima di prendertela, lo so, sto dicendo cose brutte sull'Italia.
Guardate il mio canale, ho detto mille cose belle dell'Italia. Se voglio lamentarmi per una cosa dell'Italia, fatemelo fare, perché a Roma logisticamente non si può vivere. Non è invivibile. E lo so anche che non sono l'unico che lo pensa, perché quando ho postato queste storie, mille persone mi hanno risposto e hanno detto: "Non sai quanto hai ragione. Oh mio Dio, mi vergogno di vivere qui, fa schifo, bla bla bla." E quindi anche voi vivete questa situazione. E quindi sì, mi sa che dovrò aumentare la pazienza, perché convenienza ce n'è poca a Roma, o forse alla maggior parte dell'Italia, a parte il nord, forse ce n'è poca. Fare le cose più semplici è difficilissimo, come questo esempio. Volevo trovare un posto con internet. In America avrei guidato, senza esagerare, 5 minuti e potevo scegliere tra 5 posti. Mi sarei seduto, avrei preso qualcosa da bere, bevuto, lavorato per 5 ore, tornato in macchina così, parcheggiare sarebbe stato così, tornato a casa così. Cioè, il processo di andare e tornare in totale 10 minuti. Invece 10 minuti qua e sto uscendo dal quartiere finalmente dopo tutte queste buche. Così. Perdonatemi, perché sono di umore strano adesso, come potete vedere. E l'ultima cosa che voglio aggiungere: benzina qui costa una cifra. È un'altra cosa. Se non posso prendere i mezzi, perché i mezzi qui, non fatemi iniziare l'autobus e la metro a Roma, che poi tra l'altro fanno uno schifo assurdo. Sono brutte, cioè sono sporche da morire pure, con scritte ovunque, tutto quello. L'autobus non c'è nemmeno tipo un orario di passaggio. Quando l'autobus viene, non si sa, forse tra 15 minuti, non siamo sicuri. Aspetta mezz'ora. Mi ricordo che una volta ho preso i mezzi per tornare da Rebibbia stazione a nord-est. Est Roma, comunque, sempre 15 km più o meno. Ci ho messo 3 ore con i mezzi. A quel punto andava meglio camminare. Ma comunque, mi sa che avete capito. Volevo condividere i miei pensieri su questo. Volevo sfogarmi su YouTube facendo questo video. Questa volta non è che è stato un bel piacere fare questo video, però lasciatemi un commento con quello che ne pensate. Vi voglio bene. Voglio bene sempre all'Italia e anche a Roma. Roma, sì, ti voglio bene comunque, ma ci sono delle cose su cui possiamo lavorare, spero. Parcheggio, traffico, strade, servizi, delle cose in generale, i mezzi, cos'altro dovevo dire? Il servizio del cliente, queste cose. Dai ragazzi, facciamo qualcosa, facciamo qualcosa. Non so cosa posso fare, ho un po' una voce su YouTube. Se possiamo fare qualcosa, facciamolo. Mandiamo questo video al governo o qualcosa. Non lo so, probabilmente diciamolo, non succederà niente. Questo paese non può cambiare. Sono 10, no, 20, no, 30 anni che viviamo così, anche 50, che ne so, boh, non lo so. Spero che le cose siano migliori se dovrò vivere qui in Italia. Ho la fidanzata italiana, abbiamo una relazione seria. Può essere che devo vivere in questo paese per il resto della mia vita. Se è così, dovrò aumentare la pazienza molto. Comunque, ho detto tutto, mi sa, è stato un non piacere questa volta, ma vi voglio bene comunque. E ci vediamo alla prossima, ragazzi. È stato un piacere. Peace, ciao, bye.